La ripresa registrata a seguito dell'anno 1000 e durata per circa due secoli fu bruscamente interrotta nel corso della prima metà del 300, quando la crescita della popolazione subì un arresto e le campagne cominciarono ad essere meno produttive. Le cause scatenanti di questa congiuntura negativa sono da attribuire ad una serie di problemi, quali 1. Il peggioramento del clima, l'abbassamento delle temperature e le numerose piogge ed inondazioni. 2. Le tante carestie alimentari, particolarmente dura quella che investì l'Europa del biennio 1315-1317. 3. L'abbandono di molti villaggi. 4. La ricomparsa di molti pascoli e boschi, nei luoghi prima coltivati. 5. La comparsa di terribili malattie come il vaiolo, l'influenza, ai tempi poco conosciuta e senza terapia, la malaria e la peste, definita nera a causa del gran numero di vittime. La malattia che più di ogni altra segnò il 300 fu, come detto, la peste, patologia proveniente dalla catena himalayana e diffusasi rapidamente in Asia ed Europa durante la prima metà del secolo. Cure poco efficaci, scarsa igiene delle città, malnutrizione favorirono la propagazione del morbo. Si ricorda che nel linguaggio volgare medievale i termini peste e pistulenza indicavano semplicemente le epidemie, ossia le malattie che incombono sul popolo. Oggi gli studiosi hanno individuato le varie tipologie di peste e, attraverso specifici studi, hanno dimostrato come l'epidemia che colpì l'Europa durante il 300 fosse da ascrivere al ceppo della peste bubbonica, ossia una particolare forma con sintomi quali starnuti, febbre alta, tosse incessante, vomito, macchie nere, ma soprattutto grossi bubboni o linguine e alle ascelle. Una volta contratta, la patologia uccideva nel giro di pochi giorni dopo atroci sofferenze. Il bacillo, come detto, proveniva dall'Himalaya e veniva trasportato in Europa dalle carovane mercantili, dai ratti che si annidavano nelle navi e dai soldati mongoli, che catapultavano durante le battaglie i cadaveri degli appestati contro all'interno delle città nemiche. Dopo un'iniziale devastazione della Cina, che vide la sua popolazione crollare da 125 milioni a 90 milioni, il bacillo si spinse verso occidente lungo le vie della seta. Nel 1346 la malattia era arrivata in una città del Mar Nero di nome Caffa. Questa città, che aveva grandi relazioni commerciali con i genovesi, era in quel periodo assediata dalle popolazioni mongole. Queste, come detto, utilizzavano i cadaveri degli appestati come arma batteriologica da scagliare contro i nemici. Da quel momento, il bacillo penetrò nel Mediterraneo e, attraverso i maggiori porti, si diffuse in Europa con una velocità impressionante. Come già accennato, contribuì alla diffusione dell'epidemia la scarsa profilassi delle città e delle campagne. Non esistevano, infatti, fognature pubbliche, sistemi di smaltimento dei rifiuti, acqua corrente e servizi igienici nelle case ed inoltre la popolazione viveva ammassata in luoghi stretti e angusti. Quanti morirono di peste? Il carattere lacunoso dei dati a disposizione rende impossibile calcolare con esattezza i morti di peste in Oriente e in Occidente. Per quel che riguarda Europa si ritiene che, complessivamente, nello spazio di 3 o 4 anni, sia scomparso un terzo della popolazione, stimata intorno ai 75-80 milioni di abitanti all'inizio del 300. Il declino della popolazione europea continua per tutto il XIV secolo, tocca il minimo, 30 milioni circa, nei primi decenni del XV secolo e comincia faticosamente e lentamente ad aumentare attorno al 1460, dopo oltre un secolo. Nel lungo crollo demografico europeo, la peste gioca un ruolo importante, anche perché alla prima pestilenza, la più micidiale, la peste nera vera e propria, fanno seguito ondate successive di peste, a intervalli variabili e con vari gradi di intensità e mortalità. Dopo il 1348, la peste dunque non scompare dall'Europa, ma torna a colpire ripetutamente, stabilendosi in forma endemica in tutto l'Occidente per 400 anni, fino al XVIII secolo. Non tutta l'Europa è colpita con la stessa intensità dalla peste nera. La mortalità varia sensibilmente da paese a paese,
da regione a regione e addirittura da villaggio a villaggio. Alcune zone sono quasi spopolate, altre, poche restano quasi incolumi dal contagio. In generale si può affermare che, come per tutte le malattie epidemiche, l'indice di mortalità risulta più alto nelle aree fittamente popolate. La morte nera, spiegazioni. Nel mondo medievale pochi muoiono di vecchiaia, la maggior parte muore per malattie batteriche o virali, per le guerre e le carestie. In quel mondo dunque, malattie, epidemie, morte non giungono inattese. Ma quando muore un numero così elevato di persone, quando la morte è un fenomeno repentino, inevitabile, imprevedibile e di massa, si cercano spiegazioni, che nel basso medioevo sono innanzitutto religiose. Il Papa Clemente vi cita espressamente l'ira divina che punisce con la pestilenza i cristiani e individua la causa della peste nella volontà di Dio che castiga gli uomini per i loro peccati. Sono numerosi i massacri di ebrei, accusati di diffondere intenzionalmente il morbo. Questo è l'esempio più evidente e terribile di ricerca di un capro espiatorio. Accanto agli ebrei, sono accusati di provocare l'epidemia, contaminando i pozzi o l'aria, anche i lebbrosi o altri gruppi marginali come maghi, streghe, vagabondi o prostitute. Di fronte alla terribile moria, i rituali ecclesiastici di devozione personale e collettiva, preghiere, processioni, penitenze, pellegrinaggi, esposizione di reliquie, flagellazioni collettive, offerti dalla Chiesa sono inadeguati e la medicina, che non conosce né la causa né il modo in cui la peste si diffonde, è impotente.